Riccardo Sbertoli, Milano vince in maniera netta, decisa contro Cisterna di Latina, un secco 3-0. Qualche giorno fa Roberto Piazza aveva detto, finita la partita con Perugia, a Milano manca l'istinto killer. Direi che oggi l'avete tirato fuori. Ma sì, diciamo che più che altro siamo stati compatti e attenti durante tutto l'arco della partita e abbiamo avuto in vari momenti quell'istinto killer che ci era mancato prima. Diciamo che abbiamo preparato bene la partita e siamo entrati con la testa giusta, quindi anche il primo set siamo partiti malino, siamo andati sotto di 3-4 punti, non ci siamo disuniti e siamo andati avanti. Questa è una delle cose che mi rende più fiero della mia squadra. Guardando le statistiche, benissimo muro difesa, benissimo appunto muro, benissimo a servizio, benissimo in attacco, oggi la squadra ha girato, come hai detto tu, sotto tanti punti di vista e la capacità di passare in pochi giorni, no? Anche dopo due sconfitte consecutive, ad una prestazione così denota il forte carattere di questa squadra. Sì, penso che questo sia stato uno step importante, nel senso che abbiamo fatto due prestazioni in cui quella compiacenza, in cui abbiamo avuto, diciamo, il problema di Jean e non siamo riusciti a reagire, e quella di Perugia in cui siamo stati lì tutta la partita ma nei momenti importanti ci è mancato qualcosa. Serviva una reazione, questo è un buon passo avanti perché vuol dire che la squadra è stata in grado di lavare bene tutto quello che era successo e ripartire da zero, attenta e aggressiva. È un campionato particolare, no? Si torna a lavorare dalla prossima settimana, adesso ci sarà il ritorno appunto da Cisterna a Milano per preparare una partita molto complicata, che è quella che aspetta Milano venerdì in casa contro Monza. Certo, sono tutte complicate le partite, quest'anno è un campionato particolare, può capitare magari di dover aspettare 15 giorni prima tra una partita e l'altra, poi magari ci sarà la Coppa, dovremo giocare due partite, quindi noi pensiamo partita per partita, sarà difficilissimo, Monza è in un periodo forse la squadra più in forma del campionato in questo momento, è risalita tanto, ha battuto tutte le big. È un derby, quindi sarà la partita bella da giocare, in special modo per me, e vedremo. Siamo rispettosi della squadra di Monza, ma abbiamo dimostrato comunque di essere in grado di sviluppare un ottimo gioco anche noi, e quindi andremo lì col coltello tra i denti.